Bene, iniziamo malissimo questa giornata di trading. Credevo che euro-dollaro andasse a ribasso, quindi l'ho aspettato in area 1,09 per poter vendere euro, ma a quanto pare ho sbagliato completamente previsione. Tra l'altro non ho messo neanche uno stop loss, talmente che ero convinto del ribasso. Ora ho un bel problema da risolvere. Che faccio? Dunque, potrei iniziare a martingalare, andando al raddoppio, oppure mediare il prezzo, oppure grigliare, oppure chiudere, che è poi la soluzione più logica, ma molto dolorosa. Diamo per scontato che ormai è tardi chiudere, anche perché mi porta via parecchio lavoro, non posso chiudere adesso. Quindi, come potrei uscirne fuori? C'è da dire che mediare, grigliare o andare al raddoppio sul prezzo non è mai la soluzione corretta. Questo perché non sai mai quale operazione chiudere. E l'esposizione la senti sul mercato. Ovviamente in questo caso, se euro-dollaro rientra, allora posso salvarmi. A me basta calcolare il prezzo medio di carico e ne esco fuori. Purtroppo euro-dollaro, secondo me, non credo che oggi scenda, anzi continuerà a salire. Quindi, come faccio ad uscire fuori dal mercato in maniera pulita, senza chiudere loss, riequilibrando il saldo del mio conto? Dunque, se euro-dollaro sale, e lo vedo molto convinto quest'oggi, potrei sfruttare questo scenario. Come posso sfruttarlo? Beh, se ogni moneta riassume la quotazione di un'altra moneta, e oltre al prezzo riassume anche la dinamica, devo quantomeno lavorare su altri cross coinvolti da questo movimento, ossia trovare quegli incroci che stanno subendo o subiscono il deprezzamento di dollaro, perché in buona sostanza è il dollaro che sta creando danno. Quindi, innanzitutto dobbiamo fissare un target e cercare di capire se effettivamente lo raggiunge. Perché questo è molto importante. Se euro-dollaro non raggiunge la quotazione individuata e oscilla all'interno di quel range, è chiaro che il mio saldo rimane impantanato e di conseguenza mi sarà ancora più difficile gestire il danno, perché io sto mettendo sostanzialmente altri pesi per riequilibrare il loss che sto macinando. Quindi, o continuo questa salita oppure me la vedrò male. Significa che qualora euro-dollaro rientri, io mi troverò ad avere il saldo come se avessi chiuso l'operazione in perdita. Perché l'operazione che farò, in poche parole, congelerà la perdita, permettendomi di sfruttare la salita di euro-dollaro e quindi coprire il loss pur incrementandolo. Attenzione. Pertanto sappiamo che, anzi diamo per scontato che dollaro si sta deprezzando, quindi il rapporto di cambio, che a mio parere subisce senza troppi ostacoli questa pressione, è senza dubbio dollaro yen. Quindi la prima cosa da fare è venderlo. Con che lottaggio? Naturalmente non posso entrare pesante, devo anche tener conto della mia esposizione, del loss che ho in macchina, della leva, e devo anche prevedere che qualora sbagliassi previsione anche in questo rapporto di cambio, insomma, non mi sia difficile chiudere. Oltre a questo, dollaro yen per recuperare il loss di euro dollaro deve correre parecchio, perché per i più attenti, più dollaro yen scende, più euro dollaro sale. Quindi devo anche stare attento a questo fattore. Se dollaro yen non copre totalmente il loss che ho in macchina,
semplicemente perché i vincoli monetari, per via dei vincoli monetari non è possibile, a meno che io non incrementi ulteriormente la leva, è naturale che io debba cercare un altro rapporto di cambio su cui lavorare e coprire quella falla. Sicuramente alcuni si aspetteranno che se ho aperto dollaro-yen, di riflesso lavorerò su euro-yen acquistando euro. Invece no, semplicemente perché non vedo un rialzo di euro-yen nei confronti di dollaro-yen. E poi non è neanche consentito da altri rapporti di cambio che potrebbero essere CAD-yen o franco-svizzero-yen. Quindi se ho l'impressione che euro-yen scenda o perlomeno rimanga fermo, posso pensare di sfruttare ancora questo vantaggio. Questo perché avendo come moneta conto euro, se euro-yen mi sta fermo o al massimo scende, per me è tutto guadagnato, semplicemente perché mi incrementa il profitto dell'operazione di dollaro-yen. Man mano che euro-yen scende o sta fermo, ad un cambio che mi offre ovviamente un ritorno importante, ciò mi incrementa un valore dei pips di dollaro-yen e altre monete relazionate allo yen. In buona sostanza, se dollaro si deprezza e io ho una moneta conto in euro, devo scegliere quel rapporto di cambio in cui in termini di moneta conto io abbia un vantaggio non solo dall'operazione, dall'attività del mio trading in sé, ma anche dal tasso di cambio in cui verranno contabilizzate. Quindi non posso shortare euro-yen. Cosa entro a fare, sell? Io ho bisogno di una moneta che deve correre, anche perché devo limitare ulteriormente la mia esposizione. Il profitto generato a copertura deve derivare dal movimento di quest'ultimo cambio, non dall'esposizione, attenzione. Fate queste considerazioni, su quale moneta potrei operare? Franco-svizzero-yen? Direi di no, perché il range di euro-franco-svizzero non permette un'oscillazione ampia di quest'ultimo. È come se entrassi a mercato con un sostituto di euro-yen. Pertanto devo cercare un rapporto di cambio che detiene una fluttuazione abbastanza ampia. Questa moneta la possiamo trovare nel CAD, quindi entriamo su Eurocad. Potremmo entrare a rialzo su Eurocad, ma in previsione di una tendenza ribassista di Euro-Yen, il fatto che Euro si apprezzi nei confronti di CAD, questo inficerà sostanzialmente nel valore del pip finale della mia operazione, quindi verrà contabilizzato ad un profitto inferiore derivante dal costo del pipa. Ma se do in previsione un rialzo di Eurocad per via anche del movimento del rapporto dollaro-CAD, io mi immagino che i due punti di intersezione Yen e CAD quantomeno si avvicineranno, determinando che cosa? Un movimento a ribasso del tasso di cambio di CAD-Yen. Quindi, se già Euro-Yen si deprezza nei confronti di Yen, portandomi il costo del pip con un leggero vantaggio, a differenza di un Eurocad che mi alleggerisce il costo della mia operazione, se questa oscillazione viene percorsa da un ulteriore tasso di cambio, il rapporto di cambio su cui dovrò effettuare l'operazione di copertura sarà senza ombra di dubbio CAD-Yen, perché questo incrocio riassume i movimenti dei punti di intersezione CAD-Yen, oltre che offrirmi un punto a favore sul ritorno del pip, perché viene contabilizzato in yen. Quindi apriamo sell CAD-Yen 50 unità e non ci rimane che attendere ovviamente l'evolversi del mercato. Blocco e riprendo. Dunque, come si suol dire, la matematica non è un'opinione. Euro-dollaro è arrivato al target che avevamo
individuato, cioè area 1.1050, ovvero il prezzo che poi alla fine rappresenta l'equilibrio dei nostri ordini, considerato i calcoli che sono stati fatti e anche il volume di ingresso che è stato applicato. E in questo caso, da come vediamo, euro-dollaro si è portato appresso i rapporti di cambio, in cui siamo entrati a tal punto da consentirci di ribilanciare il nostro saldo. Questo perché ogni moneta contiene il prezzo di un'altra moneta, e se riassume il prezzo, riassume anche la sua dinamica. Non c'è bisogno di aprire buy e sell contemporaneamente nello stesso rapporto di cambio, perché crei dei danni e poi non sai mai quale chiudere. Da come vediamo, non c'è neanche bisogno di andare a raddoppio, mediare, grigliare. Solo nelle sagre della salsiccia si griglia. Il mercato, per via del suo stesso equilibrio, ti consente di recuperare un loss o incrementare una situazione favorevole attraverso altri rapporti di cambio, offrendoti ulteriori strumenti, o meglio ulteriori monete, che riassumono la tua esposizione, in modo tale che si va a lavorare in maniera ordinata, che non è poco, e non è una sfilza di trade con volumi differenti senza logica, che poi per chiuderli giochi a dadi. Naturalmente, dopo circa tre quarti d'ora, direi anche molto sofferti, il mercato ha confermato il ragionamento fatto in precedenza. Siamo riusciti quantomeno a limitare i danni mantenendo ordine nella nostra esposizione, e la fluttuazione attuale, da come vediamo, ci offre un piccolo profitto, sempre meglio del loss generato all'inizio della sessione. Non ci siamo fatti prendere dal panico, fondamentale questo, siamo rimasti lucidi, abbiamo ragionato, perché siamo capaci a ragionare sul mercato. Non è vero che non siamo capaci, siamo capaci a ragionare sul mercato, e abbiamo anche usato un'esposizione che la nostra testa tollera. Ognuno di noi gestisce lo stress in maniera differente, come l'alcol. Qualcuno lo regge, altri non lo reggono. Come fai a capire quali sono i tuoi limiti? Innanzitutto provando te stesso in situazioni di forte stress, e non dando retta a quello che si sente in giro, che bisogna rischiare il 2% o il 3% a trade, perché questi parametri possono andarti bene, come puoi anche non tollerarli, e allora entra con meno. Dove devi andare? Chi te lo impedisce? Il mercato è lì ogni giorno e ti offre ogni volta un'occasione unica. Non lo devi temere, ma non lo devi neanche sottovalutare. Chiaro? Naturalmente è molto importante che si replichi tutto quello che è stato fatto su una demo. Se non si è capaci, usare lo stop loss. È fondamentale questo, perché il mercato, non mi stancherò mai di dirlo, è molto, ma molto pericoloso. Serve molta competenza e bisogna essere molto preparati. Basta un errore di valutazione, sbagliare previsione, target, leva, insomma piccole distrazioni, che poi alla fine ci troviamo con i conti devastati e la testa fratturata. Evitiamo di entrare a mercato con delle esposizioni troppo pesanti, semplicemente perché non siamo capaci, ok, di gestire quel rischio, e soprattutto perché abbiamo anche visto che il margine ci ha consentito quantomeno di destabilizzare una situazione a noi sfavorevole. Oltre a questo, ci ha consentito di avere lucidità, un ingrediente fondamentale. Non è necessario aprire un numero considerevole di ordini, teniamoli in riserva, perché il mercato è imprevedibile e solo quando occorre interveniamo. Al prossimo video.